Cucciago è un paese ai confini della Brianza occidentale, un paese di contadini e di artigiani raccolto sul lieve colle che domina intorno le prealpi e le Alpi all'orizzonte. Da quanti anni lo sguardo di Cucciago si spinge così lontano e così alto nel cielo? Nel secolo XI, quando Sant'Arialdo ebbe qui a Cucciago i Natali. Ed è qui, in questa chiesa dedicata ai santi Gervaso e Protaso, che la nostra storia prende avvio per snodarsi attraverso le immagini e i ricordi lungo alcune tappe di questa nostra civiltà cucciaghese. Questa chiesa, antico monastero benedettino, ha rappresentato per Cucciago non solo il centro di ogni attività religiosa, ma anche il punto di riferimento per ogni attività economica, sociale, culturale. Queste immagini raccolgono l'esperienza religiosa della nostra gente, una religione severa e insieme confortante. La mia casa è una casa di preghiera, ma anche guai a voi. Meglio una macina al collo. Una religione un po' agreste, con antichi ricordi paganeggianti di divinità romane rimaste nel profondo di quasi tutte le civiltà contadine. Poi c'era la villa di Sciuri, diverse ville al centro di proprietà terriere più o meno vaste, alle cui dipendenze stavano la maggior parte delle famiglie di Cucciago. La storia dei rapporti tra i proprietari e i contadini è ancora tutta da scrivere, ma è sicuramente una storia di fatica e di pura sussistenza. La produttività era scarsa, l'economia poverissima, la proprietà indifferente alle novità del tempo e del progresso. Cucciago si raccoglie intorno al santuario. L'aspetto del centro storico è rude e sobrio. Poco è concesso al colore, nonostante l'intrusione recente. L'attenzione del costruttore si rivolge tutta all'essenzialità delle strutture. E questo torrione, che fu già del castello di Sant'Arialdo, nonostante i segni di decadimento che presenta, è la traccia più bella della millenaria storia di Cucciago.
Il centro del paese è il santuario, la Madonna. Il centro è lì, istintivamente sentito. Il centro a Cucciago non è una piazza, non è la parrocchia, l'è la Madonna. Questo santuario così caro e così disfatto dal tempo e dall'incuria ha una storia lontana che si riconduce alle origini di Cucciago, perché sorge esattamente sul luogo scelto dai primi abitanti che elessero questo colle per il loro definitivo insediamento. Di quel tempo è rimasto un esile campanile e quell'inesprimibile sensazione che lì stanno le nostre radici. La piccola chiesa di San Vincenzo, che raccoglieva intorno ai sei primi fedeli e che è divenuta in seguito la chiesa di Santo Stefano, oggi non c'è più. Oggi resta questo santuario testimone di una religiosità popolare che ha avuto momenti di fulgore, altri di minor tensione e altri ancora di incomprensibile dimenticanza. Le case intorno, oggi solitarie e silenziose, erano un tempo vive e popolate di bambini, di donne, di animali domestici. Era tutto un affaccendarsi, un chiamare, un vociare di piccoli, di contadini al lavoro, di donne ai tomboli, di venditori ambulanti. Gran parte dei piccoli e grandi gesti quotidiani si svolgevano nel cortile, sui gradini di una scala, su una panca. Ci si lavava in cortile, si mangiava appoggiati ai pioli di una scala, si recitava il rosario sotto un portico, si giocava tra un carro e un mucchio di strame, si spennavano le galline nelle grandi feste. Oggi è tutto mutato, ma queste immagini frugano dentro le ultime cose rimaste perché la memoria e il lavoro dell'uomo non spengano per sempre questa meravigliosa civiltà. Anche le strade facevano parte insieme con i cortili e le case della vita della gente. Poi, nei cortili, la casa, conforto, protezione, difesa, magazzino. Lo spazio delle certezze vitali dove attendere il raccolto al riparo del tempo, dei nemici, delle fiere. Queste architetture, attraverso i millenni, hanno subito un affinamento costante da parte di numerose generazioni di contadini costruttori. Sono il frutto di un millenario studio della natura, della ricerca del posto, dell'orientamento, della disposizione più adatta, frutto della fatica di estrarre dalla terra gli elementi più raffinati, più nobili come il legno e la pietra. La casa dunque e il suo immediato intorno a buon diritto può venir chiamata il capolavoro contadino. D'autunno, al termine di un ciclo vitale di lavoro, si portava il raccolto su fino in alto nel granaio, al sicuro. Mancava il respiro sotto il peso dei sacchi o dei gerli, ma la certezza del pane e la gioia del raccolto erano ben più grandi. Era la stanza più allegra e colorata. Il contadino guardava intorno soddisfatto
tutta quell'abbondanza. Ma quante volte il sole dalla finestra ha illuminato un granaio vuoto, inutile, quando cioè la carestia o la siccità sottraevano all'uomo il frutto del suo lavoro. Allora il pensiero correva ai bambini e alle donne che dentro le case, affannate, cercavano nelle madie le ultime manciate di farina e tagliavano fette di polenta sempre più sottili. Nel cortile le famiglie patriarcali disponevano degli spazi più svariati e più diversi. Oltre alle stanze dell'abitazione avevano i loggiati per le pannocchie, per la biancheria, per la preparazione e l'immagazzinamento dei prodotti del campo. Avevano fienili, stalle, portici per i carri, gli attrezzi, i finimenti, la legna, le fascine. Il cortile era il secondo spazio di lavoro del contadino dopo quello dei campi. Un re giù dava gli ordini e amministrava il lavoro. Si spaccava la legna, si essiccava il frumento, lo si sbatteva, si schiacciava l'uva, si riparavano gli attrezzi. Questa cornice di attività e di fatica, ecco le immagini religiose che si manifestavano in ingenue pitture murali. Sono affreschi che attraverso colori, luci e prospettive esprimono non già immagini colte nel reale, ma valori religiosi usciti dall'animo intatto e sognante dell'artista contadino. Quello stesso artista che poi costruiva gli oggetti e tutto quanto serviva al lavoro nei campi. Bisognava saper fare di tutto per non dover sottrarre al gemmago guadagno altri denari per gli acquisti. Accanto al mondo contadino e adesso complementare, fioriva così una serie di attività artigianali adeguata alla necessità tecniche del lavoro dei campi. Molti sapevano fare i bucarei, i cavagni, i scurbei, i gerli, i seggiumi. Altri impagliavano sedie, ferravano cavalli, cerchiavano ruote di carri, affilavano falci, coltelli, scuri. Le donne, dopo il lavoro della casa dei campi, si dedicavano a pizzi, a questa meravigliosa arte, felicità dei corredi, delle spose. Un tempo, piccoli mondi attaccati alla terra, ad un lavoro spesso avaro di soddisfazioni che non dava tregua né di giorno né di notte. Piccoli mondi eternamente esposti ai capricci delle stagioni, del caldo, del freddo, delle siccità e delle alluvioni. Piccole comunità che ricreavano nella loro vita i ritmi e le immagini di una natura dominata a misura e a servizio dell'uomo. Il contadino, come un patriarca biblico con il bastone in mano, si aggirava intorno, contento di tutta quella vita che esplodeva, felice di esserne partecipe, lieto di sorprendersi capace di essere utile con la sua saggezza e la sua esperienza. Non conosceva allora la solitudine.
con legname, mi il paesano il fu più. Il fu più. Così cominciava spesso l'abbandono della campagna da parte dei giovani contadini. Il passaggio dalla civiltà agricola a quella artigianale è lenta ma inesorabile. Il giovane preferisce la bottega, il salario sicuro, un lavoro ritenuto più leggero, più raffinato. Si fa per dire. Ed ecco nascere a Cucciago l'arte del legno. In minuscole botteghe artigianali appaiono nuove macchine, nuove figure professionali. L'artigiano crea e modella la materia prima come un artista. La sua bottega è un emporio di oggetti, attrezzi, segatura, trucioli, disegni d'arredi su carte grezze e approssimate. Lo spirito del suo lavoro è molto simile a quello del contadino. L'uso di attrezzi più raffinati non ha mutato l'atteggiamento di fondo nei confronti del lavoro, perché anche nella bottega come nella campagna, l'artigiano comincia e finisce un lavoro. Impiallaccia, lucida, pialla sull'uscio di casa, in mezzo a tronchi di palissandro. Ogni famiglia s'apriva al lavoro artigiano un po' per bisogno, un po' per tentare l'avventura della promozione sociale. Il cortile, la stalla, il bosco, l'orto. Per i più giovani cominciano ad essere cose di altri tempi. Più spesso si alternava il lavoro in bottega con quello dei campi e così la sera, di ritorno, un legname riattaccava il lavoro in stalla o nei fienili o nei campi. Un doppio lavoro duro a volte da sopportare, soprattutto nelle stagioni del raccolto, quando la terra chiedeva tante braccia e molta disponibilità. Dalla campagna si fa più celere. Anche la donna subisce il fascino della bottega. Andare in filanda è una promozione sociale ancor prima di una scelta forzata dovuta all'esiguità della terra che non riesce più a sfamare la popolazione in aumento. L'industria della seta non nasce a caso nel nostro paese. La cultura del gesso e del cavalè era molto florida. Nello stabilimento le donne tessevano la seta che a casa il contadino produceva. Un legame ancora stretto dunque tra la terra e le prime forme industriali di lavorazione.
un legame però che vedeva escluso il contadino dalla proprietà dei mezzi di produzione. Macchine ingegnose incannavano, ordivano, tessevano. E il tessito non dice che galla ne detta, galla ne detta, e il tessito non dice che galla ne detta il bacio che indiman. E il tessito in turne na pe, finisce la pezza, finisce la pezza, e il tessito in turne na pe, finisce la pezza, finisce la pezza, e il tessito. Il telaio entra anche nelle case a domicilio, viola le pareti domestiche e se apparentemente può sembrare un lavoro libero e indipendente, di fatto si traduce in un'ossessionante presenza che determina ritmi e vita privata. E nonostante questo, nonostante le ore di lavoro e nonostante l'insolubrità degli ambienti, la tessitrice cantava. In fondo col suo lavoro arrotondava il magro bilancio della famiglia. In fondo si sentiva migliore e più fortunata delle sue compagne che sudavano nei campi. Ma i canti della filanda sono tutti immensamente tristi e rispecchiano dure condizioni di vita. Mamma mia, mi sono stufa de fa la filerina. E ancora, o mamma mia, tegni ma ca, che mi in filanda mi vuoi più na. Poi a casa l'aspettavano le faccende domestiche, un altro lavoro, altri affanni. Poco spazio era concesso alla donna per la sua vita privata. Molteplici i suoi lavori anche dopo lo stabilimento. Accendere il camino, far da mangiare, preparare la dote, curare i bambini, assistere i vecchi, aggiustare, collaborare nei lavori dei campi, contribuire alla sistemazione del raccolto, tenere in ordine il cortile, la legna. Poi lavare, lavare sempre ogni sorta di cose. Il lavatoio era il suo momento di socializzazione tra i pochi che aveva. Lì finalmente, per qualche ora, poteva sentire le novità, i problemi della gente, le vicende del mondo e si sentiva un po' meno sola e più dentro quella storia che le scorreva accanto, spesso senza che lei se ne accorgesse. Imparava a lavare dalle più anziane, imparava a capire il tempo, gli umori e i caratteri delle persone. Quante hanno nostalgia di tanti lunedì al lavatoio, quando il paese intero si rovesciava lì a lavare la settimana. Thank you.
L'acqua, questo meraviglioso elemento vitale quotidiano che per secoli, che da sempre accompagna la storia dell'uomo. Contadini e artigiani hanno trasformato i corsi d'acqua, le cascate e le sorgenti in stretti alleati del lavoro umano. Nell'acqua quanta storia, quanto cammino e quanta vita in questa valle dei mulini percorsa dal Seveso, lungo il quale si contavano nei secoli scorsi ben 13 mulini ad acqua. In qualche angolo della valle la vita sembra essersi fermata, come qui, in questo mulino e con questo mugnaio. I movimenti che egli compie obbediscono incredibilmente ad abitudini secolari, abitudini divenute ormai dei riti, peso del grano e riempimento della tramoggia. E poi questa premura nel convogliare l'acqua in corsa, piccoli e grandi cose che lasciano stupiti per l'arcana semplicità a cui non siamo più ormai abituati. E ancora la rudimentale valvola, che è poi un peso legato a una cordicella che, tesa e raccolta attorno a un passamano, regola l'apertura della tramoggia e il flusso del cereale sotto la macina. Un giro in più o in meno della fune attorno al passamano aumenta o diminuisce l'apertura. È un lavoro per anime semplici, si potrebbe dire per poeti. Tutto è segnato dal tempo. Ruotare della macina, la cascatella di farina che precipita nel cassone, i sacchi accatastati lungo le pareti e infine il rumore, al di là della parete, dell'acqua sulle pale della ruota che trasmette il movimento attraverso un tronco di cono dentato all'asse della macina. Sul carro il mugnaio incomincerà il suo giro nei paesi vicini a riportare a domicilio il grano macinato o a raccogliere altre granaglie per il suo lavoro. A cingere tutto questo intreccio di attività agricole e artigianali, domestiche e di bottega, c'era poi intorno a Cucciago il bosco, il regno dei lamponi, degli scoiattoli, dei castagni, dei mirtilli e delle ginestre. Sentieri e cararrecci un tempo lo attraversavano pulite e chiare, d'estate in cerca di frutti, d'autunno per funghi e lumache. D'inverno i sentieri sparivano sotto la neve, ma a primavera fiorivano d'ogni colore e profumi intensi si intrecciavano in alto con i voli dei passeri e dei fringuelli. Il bosco era esigente ma generoso. Il contadino conosceva le piante una per una. Del bosco prendeva larghe mani, foglie, legna, virgulti. Quando era il tempo del taglio e della raccolta, il bosco si animava di colpi d'accetta, di scuri, di rastrelli, di richiami. A mezzogiorno, col ramin della minestra in mano, il contadino sostava giusto quel tanto per riprendere forza. Nelle radure, i coltivi sembravano fazzoletti di verde capitati per caso in mezzo al mistero del bosco. Oggi c'è ancora tutto questo, ma nessuno sente più il bosco come parte del suo ambiente, della sua vita, della sua stessa sussistenza.
Dentro i boschi o in mezzo ai campi, ecco le cascine, mondi solitari e insieme pieni di vita e di lavoro. Le cascine lombarde stanno morendo e con esse tutta una civiltà agricola che dentro queste case ha vissuto intensamente la sua storia. C'era tutto nelle cascine, tutto quello che poteva darle autonomia e prosperità. Il forno per il pane e il lavatoio, il pergolato dell'uva e le galline nel pollaio. La più bella, l'inviolata, ospitava fino a un centinaio di persone. D'estate, nei grandi cortili, la macchina de Bat rovesciava mucchi di polvere sbuffando come una locomotiva. I bambini per quel giorno avevano il loro spettacolo gratis. La cascina era una certezza vitale, il mondo era dentro tutto, in piccolo. I tempi della carestia e della miseria, della guerra e della malattia non davano tregua, ma la povertà segnava spesso dolorosamente la vita di tutti. Una rondine, un pozzo, una chioccia e le storie delle nonne. Una volta che era una tusa che gana dentro il didarini del Puz. La valiente cercal, sta fuori a tuseta e la trovò a San Giuseppe. San Giuseppe, San Giuseppin, e truvalme didarin. È una storia lunga che solo i nonni possono raccontare.
quando fioriva Orravetun, sembrava d'essere in una villa come i signori, tanto erano luminosi i colori intorno. Ma il contadino non era un signore, tutt'al più si sentiva talvolta un po' romantico e un po' sognatore nella sua vecchia casa rustica. I suoi momenti liberi, del resto, li sapeva trovare o giocando a bocce, o girando intorno alle fiere e ai mercati della Brianza, o in osteria, o anche semplicemente con quelli del cortile la sera, prima della notte. La domenica giocava a carte e giù invece litri di vino fresco, melodioso. L'osteria è il posto più caro ai vecchi di Cucciago. Quante ne sono scomparse? Un Circulin, un Battista, un Carà sono ormai memorie lontane. Oggi restano gli ultimi esemplari e poche figure solitarie di vecchi osti che tengono ancora in vita una tradizione della quale sono vivo e patetico documento. All'osteria il mondo era piccolo e dentro ci stava tutto. Il Giro d'Italia, la guerra, la semina, la propatria e la fera d'Alzà. Le donne a casa aspettavano, oppure se si faceva tardi, s'avviavano incontro ad un uomo dai passi incerti che cercava di notte la via del ritorno. Un'altra commozione invece lo vedevano avviarsi verso la chiesa anche lui come Dio comanda. Il santuario era sempre una festa. Il mese di maggio, la festa dei Cusciard, la festa di Sant'Arialdo e di Santo Stefano si svolgevano qui, in questo tempio delle architetture un po' strane, dai dipinti un po' ingenui. I canti più intensamente sentiti dall'animo popolare avvolgevano capitelli e questa cupola come in un abbraccio. Era allora una fede semplice, senza affanni, sicura come la roccia. Sicura perché veniva dalla tradizione e dalla dimensione naturalmente religiosa che il contadino viveva già con la sua stessa vita. L'organo, col suo vecchio mantice, sbuffava melodie che andavano fin nel profondo. La musica diventava cultura, una parte di quella piccola, umile, semplice cultura che il contadino allora poteva avvicinare. All'altare una Madonna miracolosa provvedeva alle difficoltà quotidiane e alle miserie ricorrenti dovuti alle carestie, alle pestilenze, alle guerre.
Sant'Arialdo, il santo di Cuciago, anche lui prezioso intermediario verso il cielo. Nonni e nipotini erano spesso gli abituali fedeli del santuario, due generazioni così vicine e insieme così lontane. È tra loro che avviene sempre, in gran segreto, il cambio delle consegne.